Secondo me non bastano per farla andare al massimo, perché bisognerebbe metterla anche qui e qui, secondo me. Però in teoria questo non dà fastidio al momento. Io potrei farci già delle cose carine. Io potenzierei il mio piccone di diamante. Mi fido? No, non mi fido, ragazzi. Non mi fido potenziare quello di diamante, sinceramente, ve lo dico perché abbiamo solo quello e non vorrei che tipo dopo succeda un casino pazzesco, quindi potenzio, non so, un piccone di ferro, come magari quello più basso, solo per vedere se funziona qualcosa, ecco. Vediamo un po'. Metto quindi il piccone di ferro. Lapislazzuli. Ah, abbiamo già quelli da 30. 3 lapislazzuli, 3 livelli di... Come 3? Non sono 30 qua. Efficienza 4. Efficienza 1. No, ragazzi. Ragazzi, lo faccio. Sto rischiando. Sto rischiando. Butto via, diciamo così, 30 livelli, però voglio farlo. Ok. Efficienza 4 indust... Ok, scusate. Efficienza 4 indistruttibilità 3. È buonissimo, è buonissimo. Ci manca fortuna, devo dire la verità. Fortuna ci sarebbe serio. Ah, solo 3 livelli veramente. Che figata. Ah, basta, è finito così. Ok. Ma che figata. Avete capito? C'è un degresso, efficienza vuol dire che va molto molto più veloce e indistruttibilità ovviamente che si distrugge con molta meno facilità. Mamma che figata! Sono felicissimo, sono contentissimo ragazzi. Il mio primo incantamento, voi non lo sapete ragazzi, ma questa è la prima cosa che incanto in vita mia. Quindi l'emozione, l'emozione. Ok, dormiamo. Mamma mia ragazzi, un piccone diamante con indistruttibilità. Beh, io dico efficiency e unbreaking, che è molto più facile da dire, scusatemi, ma sapete com'è. Ok, qui intanto ci prendiamo questo, così al volo. E che figata, direi. E va bene, io metterei l'inguine da qualche parte. Sì, magari qui ci mettiamo l'in... Qui magari facciamo una cosa delle fornaci. No, qui delle pozioni, qui delle fornaci. Ragazzi, una figata viene sta roba. Una figata. Ho tante idee in mente che non sapete neanche voi. Magari in mezzo alla stanza, molto figo, direi. In modo molto figo mi metto la crafting. Che è fighissima una roba del genere. Che ne dite? Guardate che bella. Forse uno più avanti. No, perché dopo metterò anche qui le cose. Bella. Bellissima. Tanto quanto ne abbiamo messi? 3, 6, 9, 12. Sì, 3, 6, 9, 12, 15, 18 dovrebbe essere proprio la cosa più giusta. Non so se anche questi danno qualcosa. Sì, danno anche questi. Perfetto, ragazzi. Che bello, che bello. Ok. Sono gasatissimo, come potete sentire. Veramente. Alla faccia della frugalità, stavolta usiamo tutti di ferro e a volte useremo anche quelli di diamante. La faccia proprio. Quindi ci prendiamo tutte le fornaci, che adesso qui non serviranno più. Questo sarà proprio un atrio. Lo abbelliremo un po', magari ragazzi, col corso delle parti. Adesso andremo nel Nether, quindi mamma mia, mamma mia. Ok. Ci facciamo dei bei forni industriali qui, ragazzi. Ok, dove possiamo fare? Facciamo una bella fila o li facciamo qua? Ditemi voi. Ovviamente voi non potete dirmelo adesso, giustamente, mi starete dicendo, però vabbè. Attenti al rumore. Ok, no, perché anch'io prendo paura così vi ho avvisato. Sono bravo ragazzo, ok. Lo metto qui, così magari qui c'è uno spazio per metterci qualcosa, non so. È figo così. E qui magari ci metto quello degli incantesimi, che basta anche lì solamente un blocco. Quindi figo, 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 ragazzi, guardate che bello. Poi qui ci metto magari delle fornaci. Potrei fare tipo... Cosa potrei fare? Allora, potrei farmele... non so se farle magari anche qui. Potrebbe esserci, sì. Potrebbe starci, secondo me, sapete. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Però qui, perché c'è uno in meno? Qui ci sono due posti. Ah no, anche qui due, perfetto. Che figata di posto, ragazzi. Che figata di piano sta venendo. Poi qui ci facciamo altro, ragazzi. Mamma mia. Mamma mia, veramente. Poi qui c'era la cassa che conteneva la cassa, se non sbaglio. No, ah no, ok, mi sbaglio. Vabbè, comunque ce lo facciamo immediatamente, direi. Beh, abbiamo già il legno qua da noi. Quindi andiamo così. 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 Facciamo tre casse, più questa qui che sapete è inutilizzata. Ok. Ci prendiamo anche questo. Per abbellire ancora di più, ragazzi, questa stanza. Magari dobbiamo dargli un nome. Questa è la stanza del tesoro, piano meno uno, come sapete. Ma vedremo poi se dare un nome anche a questo. Qui abbiamo le nostre cose, quindi così, così.
così, così. Che figata, ragazzi, che figata. Mi piace un sacco, mi piace un sacco. Qui magari ci mettiamo i libri incantati, qui le pozioni. Mamma mia. Mamma mia. Magari ci potevamo mettere altre fornace, ragazzi. Sono gasatissimo adesso, lo starete sentendo? No, no. Allora, ci mettiamo altre fornaci, perché voglio fare una cosa proprio carina. Proprio carina, carina la voglio fare, ragazzi. Un bel po' di fornaci. 8 fornaci in più. Non guastano mai. Ditemi magari se ci stanno meglio lì le fornaci, qui le casse. Secondo me sì, sapete. Secondo me sì. Non ho la cosa, vabbè, non importa. Secondo me sì, ragazzi. Secondo me sì. Avete capito come, no? Cioè, vorrei mettere qui le fornaci e le casse invece dietro di me. Oh no, dai, no, va bene così. A parte che ci metto tanto tempo. E poi forse è più figo anche così. Boh, non lo so. Vediamo, intanto lasciamo così. Poi darò a voi l'onore di scegliere. A me piace un casino, ragazzi, niente da fare. A me piace un casino questa roba. Veramente. Quando lì dove ho messo la torcia ci sarà, ripeto, cosa delle pozioni. Ragazzi, a me mi piace. A me mi piace. Ok. Cosa faccio? Metto quelli fornaci e li metto qui. Ma dai, 8 bastano. No, quanto sono? 12 sono. Vabbè, bastano, avanzano. Punto. Qui allora metterei quasi quasi. Metterei qui una fornace di sicurezza. Magari anche fa carino per un po' di arredo per la nostra camera. E poi le altre tre magari ce le teniamo da una parte. Magari anche qui nell'altro. Nel frattempo, se dobbiamo ancora decidere cosa fare. E una magari ce la mettiamo anche qui vicino alla crafting table. E direi che è davvero molto molto figo come cosa. Ok, ci mangiamo un bel pollo cotto e riprendiamo giusto giusto la vita. Depositiamo qui questo. Depositiamo un po' di cose, ragazzi. Facciamo insieme queste cose, dato che sto registrando un po' così di seguito. Mi perdonerete veramente, ma sono gasatissimo. Ok. Va bene. Va bene, va bene, va bene. Lapislazzoli, abbiamo visto che costano solo 3 livelli e 3 lapislazzoli. Quindi, cioè, io pensavo di spendere molto di più, sinceramente. Fanno i saldi, fanno i saldi. Qui mettiamo questo. Qui ci mettiamo tutti i materiali. Andiamo un po' così. Qui ci mettiamo il legno. Perfetto, dai. Ci può stare, ci manca un'ascia, però, vabbè. Fa niente. Piccone di ferro. Deve ben così, non voglio perdere altro tempo. Magari ci mettiamo questo. Un po' di materiali, magari, se abbiamo un po' di terra. La voglia. Ok, andrei a farmi. Mi prendo l'ossidiana. Il portale. È arrivato il momento, ragazzi. Is the portal. No, quanto. No, adesso scusate. Ma quanto figo può essere una roba del genere? Adesso non so se la pensate come me, se magari siete abituati ad altro, ma. Mamma mia! Quelle forna. Bella, questa è la camera di lavoro proprio ideale. Dei sogni, direi. Ok, 1, 2, 3. Io direi di portarci la pietra che ho cotto, vi ricordate? Ecco, quindi torniamo subito su, ci prendiamo la pietra. E siamo a posto, devo trovarla però la pietra. Pietra, eccola qua. Questa è andesite, va bene, dai. Solo 60, c'è solo 41, però vabbè. Ci basta, in teoria. Guardate quanto profondo è poi il nostro buco. 1, 2, 3 non ci basterà, però noi facciamo la roba figa, ovvero quella tutta incavata nel terreno. Adesso intanto scavo un po' qui. Non voglio provare quello di diamante. Magari voi lo stavate pensando, ma non ancora, ragazzi. Non è ancora il momento di provare quello di diamante. Anche se ha efficienza, indistruttibilità. Poi per fortuna devo ancora provarlo. Magari andrò con i libri singoli e poi incanterò. Vedrò cosa fare. Il portale lo farei tipo che guarda verso di qua. Cioè 1, 2, 3, non so quale sia. Sto pensando, ma era 2 di. Boh, non mi ricordo più. Portare del Nether, ragazzi, è 2x3 o 3x4? Mamma mia, non mi ricordo. Beh, ci proviamo, ragazzi. Andiamo a tentativi e come va, va. Questo è bello anche della serie, insomma, dai. Era un po' per tentativi. Tanto vedo un po' quante lunghezze siamo qui. Vediamo, aspettate. Quindi parte la scala 1, 2, 3, 4, 5. Ok, fino a 5 e poi il muro. Fino a 5 e poi il muro. 1, 2, 3, 4, 5, muro? 1, 2, 3, 4, 5. Ok, perfetto, già a posto allora. Qui scaviamo un altro pochino. Perfetto. E direi di farla così appunto per largo. Oppure, oh no, sarebbe più figo farla per lungo così. Forse è più figo farla per lungo.
No, la farei in mezzo alla stanza, ragazzi, la farei quasi quasi. O no? Boh, non sapendo anch'io. Forse. Boh. Tanto impazziscono i blocchi qui. State calmi, cari. Ok, facciamola. Basta sti rumori, per favore. Facciamola qui, dai. Facciamoci qui il portale. Ok. Sì, ci vogliono 3 blocchi. Quindi li facciamo magari così. Così c'è anche lo spazio di andare dietro, di andare davanti. Senza problemi. 4. Però mi sa che ci vuole un pezzo in più qua. Ci vuole un pezzo in più. Sono troppi così. È troppo grande, lo sto facendo forse. Il minimo è così, mi sa. Qui ci sarà qualcosa sopra, quindi. Permesso, mi scusi. Ok, c'è la roba qui. Sì, poi se vediamo un po' di ossidiana. Molto più figo, no? Cioè, non ci lamentiamo. Mi sa che basta così. Tanto è molto più veloce adesso il piccone, perché ha efficienza. Quindi spacchi l'ossidiana come se fosse non so cosa. Guardate, visto come avete. Come, sì, come avete. Come ha spaccato subito il coso qui. Mamma mia, che figata! Che figata! Troppo forte. Devo stare attento. Mi metto così, così casomai appena lo spacco c'è l'ossidiana dietro, ok. E vediamo se è giusto. Allora spacchiamo un attimo qui. Vediamo se è giusto. Per accendere il portale ci vuole una fiammata. Va bene l'acciarino. E. Oddio!